Io volevo provare a trovare un filo voce di collegamento di alcune cose che hai appena detto. L'esempio che portavi di CKM, no? Che è sostanzialmente un esempio di collettivizzazione dei mezzi del luogo di lavoro, che porta una consapevolezza da parte di quella che era, ok, la classe operaria rispetto alla mera teorizzazione politica. Trova, secondo me, un riscontro in quello che raccontavi sui comportamenti dopo l'alluvione. Cioè, quando si parlava dell'educazione a scuola, allora, chiaro che un conto è, arriva l'insegnante o l'esperto che racconta ai ragazzini i comportamenti meritevoli rispetto agli altri, che sostanzialmente il fatto del riciclare correttamente, in un certo senso, con una provocazione, ma non è poi diverso da essere manodopera in una dinamica capitalista. Io devo prendere il rifiuto e devo farci qualcosa, poi lo passo a qualcun altro che lo ritrasforma, ne fa qualcos'altro, poi ci dà del valore aggiunto, ma io sostanzialmente sono manodopera del rifiuto e sicuramente non porta a un grande livello di consapevolezza e quindi anche nei confronti di ragazzini, dei giovani, non ha una grossa presa. Io porto una mia esperienza aneddotica. A Genova, nelle scuole primarie, sono stato coinvolto in dei progetti in cui i bambini e le bambine invece acquisiscono, diciamo, il controllo del mezzo di produzione. Quindi faccio prima raccontare cosa è successo. Allora, c'è un paio di istituti che tra l'altro sono considerati ad alto rischio educativo, quindi con delle situazioni estremamente disagiate dietro e di conseguenza sicuramente una bassissima consapevolezza anche, diciamo, in chiacchierate fatte in classe a casa, nessuno passava la raccolta indifferenziata, non sapevano, cioè, proprio lontano anni luce dalla loro realtà, dal loro vissuto. Sono delle scuole vicine a un torrente che non so se conoscete di nome, il Bisagno, che oltre a essere cementificato è anche pieno di rifiuti, quindi si creano questi enormi tappi e poi porta quindi da una parte le alluvioni e poi quando comunque piove tanto il tappo a un certo punto si rompe e porta tutti questi rifiuti sulle spiagge davanti al Bisagno e nel mare davanti al Bisagno. E questi bambini vanno in spiaggia, magari in estate così, sono spiagge libere molto degradate e vivono abbastanza in mezzo ai rifiuti, quindi vedono questa situazione di degrado. Allora ho iniziato questo progetto di portarli a pulire loro le rive del Bisagno, quindi siamo partiti io portando dei rifiuti che raccogliamo in mare, quindi rifiuti galleggianti, e raccontando per la classica bottiglietta, andava via questa, non è che sia arrivata lì dal cielo, è arrivata perché probabilmente qualcuno l'ha lasciata sulla panchina, la panchina l'ha buttata in acqua nel Bisagno, poi dal Bisagno è arrivata in spiaggia e hanno iniziato a fare loro la raccolta dei rifiuti sul territorio, quindi non la differenziata a casa, ma andando nei luoghi in cui giocano, in cui vivono, sulla spiaggia, e andando a toccare lì con mano. E da lì è nata una consapevolezza completamente diversa, cioè adesso è un po' una provocazione, ma prendere il controllo del rifiuto invece che delegarlo ad altri, quindi invece che avere l'amiat, diventare consapevole che quel rifiuto lì è un pezzo della mia vita. E chiaramente questo parte dalla scuola, proprio dai più piccoli. Chiaramente è soltanto un pezzo, perché questo non risolve, perché sono poi delle dinamiche sociali, economiche, bestiali, pazzesche dietro. Però sicuramente è un'attività veramente educativa, cioè ti porto fuori da te stesso quello che sai già, cioè che il fatto che vivi in un ambiente degradato, tu hai la possibilità di controllarlo tu. Quello secondo me ha un impatto di consapevolezza culturale straordinario. E la seconda riflessione che volevo fare collegata a questa esperienza nelle scuole è che il rifiuto, l'inquinamento, ma in particolare il rifiuto, io lo vedo come un atto di violenza verso la natura, verso l'ecosistema e di conseguenza anche verso noi stessi. Quindi è una violenza come tante altre violenze che ci sono nella società e anche in questo senso forse la possiamo destrutturare in maniera diversa, cioè com'è che si sconfigge la violenza? Non soltanto con la repressione, che è giusta che ci sia la penalizzazione della violenza, eccetera, ma attraverso il racconto. Cioè, io penso, mi è sempre rimasto impresso Primo Levi, che raccontava la difficoltà di raccontare quello che era la Shoah, no? Quasi la vergogna di raccontare. Per lui si è reso conto che il silenzio dava potere agli aguzzini, quindi il dovere di parlare anche se questo costa fatica, che è lo stesso che avviene nella violenza di genere, no? Tantissime situazioni di violenza in cui la vittima non vuole parlare. Allora, se noi vediamo il rifiuto come un atto di violenza, e quello che faccio fare ai ragazzini delle scuole, io non vado a dirgli, a raccontargli la chimica del rifiuto, le microplastiche, io gli faccio raccontare a loro la storia del rifiuto, che a volte sono delle storie inventate, anche magari poco credibili, ma raccontare il rifiuto dalla sua nascita a come può andare a impattare sull'ambiente, quindi dargli voce, è un modo per
di nuovo alzare la consapevolezza, perché sennò il fatto di trasformare una mera descrizione scientifica che la maggior parte delle persone ne capisce né sente, e soprattutto rimane una cosa molto asettica, un po' come dire il numero di violenze domestiche in Italia è stato di, ci sono stati questo numero di femminicidi, ma rimangono dei numeri molto sterili. Il racconto di una vittima è un pugno nello stomaco che probabilmente porta a una consapevolezza sociale diversa. Cioè non è che il rifiuto arriva così. Quel giocattolo che è stato trovato in acqua ed era mangiucchiato perché prende i pesci, quella gomma morbida li invogliava a mangiarli. Poi a quel punto interveniamo dicendo che poi quella gomma non è che li uccida, perché la plastica di per sé non è tossica, ma li riempie talmente lo stomaco che non hanno più voglia di mangiare e quindi muoiono di nebbia, di fame, perché hanno lo stomaco pieno di plastica. Allora, quel rifiuto lì è da dove arriva? Ma quello lì è un giocattolo che prende qualcuno ha lasciato sulla spiaggia. Allora dicono, ah, è vero, a volte ci dimentichiamo. Ecco, e quindi la storia porta poi a riflettere sulla gravità del fatto. Anch'io credo che il tema educativo non vada, diciamo, derubricato, nel senso che ha a che vedere con il carattere di una pedagogia fondamentale e non è secondario, perché questo paese qua non ci sarebbe manco stato se non c'era una scuola di un certo tipo che univa e diffondeva l'Italia. Come se diffuso l'italiano si dovrebbe diffondere l'educazione ambientale. E secondo me questa cosa qua richiede un entusiasmo anche nell'innovazione pedagogica che raccoglie stimoli come il tuo e molti altri, che ce n'è, per fortuna ce n'è molti. Perché io credo anche che un po' passa anche dai comportamenti individuali, ma passa anche dalla capacità di ciascuno di comprendere la complessità del problema. Ci sono molto d'accordo quando Matteo dice se c'è solo il pezzo individuale è una, diciamo, una caduta nel neoliberalismo. Però se accanto al gesto individuale c'è la capacità di leggere il problema, per esempio leggendo il ciclo del rifiuto, c'è la capacità anche, per esempio, di accompagnare una mobilitazione politica ad una richiesta di obiettivi precisi, perché secondo me questo è un altro problema che c'è. Cioè, come io dovrei scendere in piazza per chiedere la lotta al riscaldamento globale o per chiedere che l'1% paghi il suo dovuto? Secondo me è poco. Come dire, non succederà, anche solo per il fatto che il 99% molto spesso, diciamo così, condivide l'ideologia dell'1%. Non è quello il tema è entrare dentro il vivo delle politiche che si devono scegliere. Allora, per esempio, un esempio che voglio fare è quello dell'acqua. Voi avete avuto le alluvioni, noi qua abbiamo vissuto per 2 anni la siccità. Il Piemonte è una regione dove fino a qualche anno fa si considerava buona nella perdita di acqua delle nostre tubature, buona rispetto alla media delle regioni italiane, perché perdeva solo il 30% dell'acqua. Oggi questo 30% non è più una buona media, perché il riscaldamento globale deve modificare gli standard con cui leggiamo una media buona oppure non buona di perdita dell'acqua. Questo si traduce in scelte politiche basiche. Il PNRR lo devo orientare massivamente sulla ristrutturazione delle nostre tubature delle acque e l'agricoltura deve essere accompagnata attraverso fondi dedicati a implementare strumenti più economicamente impegnativi dell'irrigazione a getto, ma quasi come se fossimo una terra anche noi a rischio desertificazione. E poi bisogna studiare tanto. Credo che manchi proprio, ci sia una carenza invece di competenze su un tema complicatissimo che è esattamente quello del surriscaldamento globale. Cioè io più che di scendere in piazza a sbattere le pentole, sento l'esigenza di una rinnovata, profonda, diffusa discussione su tutti i dettagli, perché c'è troppa gente che va a discutere, diciamo a fare senza avere in mano un'idea su come usiamo l'acqua, su che piante ci servono, su chi deve cambiare anche per non solo sociale, ma di professione. Noi, per esempio, abbiamo smesso di discutere se l'elettrico è l'unica strada. Cioè, nel senso che ci hanno venduto che l'elettrico è l'unica strada per la mitigazione, bisogna arrivare a fare quella discussione. Però il Politecnico dice che accanto all'elettrico bisognerebbe anche valutare altre forme che ci aiutano a fare combustibile con qualcosa di che sia ecocompatibile, ma che non è per forza la filiera dell'elettrico, la quale peraltro presenta molti problemi di carattere geopolitico, dal materiale raro che devi scavare in Africa o in Perù fino. No. Ecco, però questa cosa qua è una discussione che non c'è nel dibattito pubblico, per niente. E allora io avverto l'esigenza sia dal punto di vista della divulgazione, sia dal punto di vista della pedagogia, sia dal punto di vista della ricerca però anche,
un maggior approfondimento, un maggior dettaglio, in modo da elevare il dibattito pubblico su questi temi. Poi, se il movimento giovanile non entra in tutti i dettagli e fa casino, fa bene, fa bene. Il punto è, diciamo, la civiltà adulta, cioè la civiltà che è nelle varie elite, dall'università al media alla politica. E non si può lavare la coscienza dicendo sto di qua o sto di là, deve trovare le soluzioni. E mi pare che le soluzioni richiedano anche un contributo di tipo culturale, nel senso proprio della ricerca, che forse non è ancora sufficiente. Ma tu stai ponendo un problema del controllo collettivo delle condizioni della nostra esistenza materiale, cioè in cui l'intelligenza, gli strumenti per risolvere i problemi, siano in mano non a interessi prettamente economici, ma di convivenza e di abitabilità. Cioè, tu vuoi provare. Io poco dell'autogoverno. No, mi rendo conto che, come dico io, condizioni di vita implicherebbe una politica autonoma dall'economia, un'università autonoma dall'economia e un mondo mediatico, soprattutto. Mettere insieme queste cose. Mi rendo conto che è complicato.